vogliamo che torniate tutti a casa dei vostri figli stasera. È chiaro? Non fate gli eroi! No, Nocci! Questo non è uno scherzo, ci avete capito? Proprio oggi doveva succedere. E che mica fai? Non voglio morire! No, vi prego, non fateci del male. Con me! Giù nel capo! Farò tutto ciò che vuole. Nessuno deve farsi male. Senti forte a prendertela con il piccoletto. No, mi sento ricco. E il piccoletto sopravvive se non fa niente di stupido. Mi rendi nervoso. E quando sono nervoso, c'ho il grilletto facile. Quante guardie ci sono nel capo? Una. E sparerà? Non lo so. Se tira fuori la pistola lo impallino, quindi digli che se ne stia buono. Dipende solo da te. Il direttore è stato bravo e sta collaborando. Farà tutto quello che gli dico, non è così? Dai, muoviti! Non la passerete, Liscia. Prima o poi vi beccano. Tu preoccupati per te. La vuoi vedere tua figlia alla cerimonia per il diploma? Tieni le mani dove le vedo e di' alla tua guardia di fare lo stesso. Ricorda, quando incontriamo la guardia, digli di buttare la pistola. Hai capito? Ascoltami molto attentamente. Devi buttare la tua... Attenzione, ragazzi! Sparate! È laggiù! Chiave sul tavolo! Nessun altro deve morire! Io per primo! Gesù, Giuseppe e Maria... Chiudete il becco! Sono gli spiriti! Ho capito. Andiamo! Prendi i soldi, è ora di andare. Sotto vino! Peccato!
Dove? Dove minchia vuoi, basta che li semi! Ma dove arrivano tutte queste stronze? Danza, Poli. Ce l'avremo fatta quando il mio cuore smetterà di volermi uscire dal petto. Non ci posso credere, è fatta, cazzo! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Già. Per i vecchi tempi. Certo. Dobbiamo andare. Ci vediamo domani. Io sarò già in volo per l'Hawaii. Oh, andiamo! Scherzavo.
Ehi, non ce l'avrei mai fatta senza di te, lo so. Torna a casa e festeggia con Sara. Domani vieni da me e ti vediamo un malloppo. Sì, ok. Buona fortuna. Ci vediamo, Tom. Non ci credo. Gesù finalmente è risorto. Stavo per chiamare il medico legale. Scusa, ho fatto un po' fatica ad addormentarmi. Anch'io, visto che ti sei agitato tutta la notte. Ok, cos'hai? Mi sento solo fortunato. Lo sai, campione. Ma stavo pensando... Davvero? È un vero miracolo. Stavo pensando di portare te e la bambina al lago. Sul serio? E il lavoro? Io e Polly abbiamo fatto un po' di soldi. Ah, una delle sue idee assurde ha funzionato? Qualcosa del genere. Prepara i bagagli. Torno dopo essere passato da Polly. Cosa mi nascondi, Tommy? Niente. Certo, tu e Polly diventati ricchi all'improvviso e ora vuoi lasciare la città? Qualcosa non torna. Che senso ha fare soldi se non li spendi? Non è questo. Lo vedi? Non riesci neanche a stare fermo. Sì, c'è qualcosa che ti preoccupa. Probabilmente non sai ancora perché. È possibile. Cerca di capirlo prima di arrivare da Polly, nel caso la tua agitazione dipendesse da lui. Polly sta bene, non devi preoccuparti. Ci vediamo dopo, allora.
Questo quartiere sta andando allo sfascio. Che è successo alla tua porta? Dio solo lo sa. Hai sentito che trambusto stanotte? No, ero di turno. Il tipo dell'appartamento di sopra ha fatto un casino. Poli! Oh, Cristo. Poli. Sam, sono io. Sono Tom. Dov'è Poli? Lui è morto. È qui davanti a me, accasciato all'ingresso, due buchi in testa. Oddio, ho chiamato per avvertirlo. Di cosa? Cristo santo. Tom, voi mi avete salvato la vita tre volte. Avvertirlo di cosa, Sam? Salieri ha scoperto della rapina in banca. Sei nella merda, Tom. Devi sparire subito. Ok. Ok. Mi servono un po' di soldi per lasciare la città con le ragazze. Certo, qualunque cosa. Vuoi che venga da Poli? No. No, non posso stare qui. Facciamo alla galleria comunale. Sì, ok. Fa attenzione, Tom. A tra poco. Grazie, Sam. Pago sempre i miei debiti, Tom. Lo sai. Poli. Devo andare. Mi dispiace. Chiamo la polizia. C'è qualcosa che non quadra. Hanno detto che potrebbero esserci stati degli spari. Fermo lì, Tommy. Cazzo. Ehi, Tom. Sam. Che cosa sta succedendo? Tu e Poli, sai, mi avete messo in un bel casino. Lo so, Sam.
E mi dispiace, ma devo lasciare la città. Mi aiuti o no? Ecco che ci risiamo. Mi stai costringendo a scegliere tra gli amici e la famiglia. A casa dei Poli stavi cercando questi? Ecco la tua parte! È più di quanto ti aspetta. Hai ucciso Poli? No! Lui si è ucciso con le sue mani! Vedo che la cosa ti fa soffrire molto. Che vuoi? Sono felice! È che le cose stanno andando bene tra me e il Don. Sto facendo carriera. E poi ho trovato questo sacco pieno di perdoni. Tom, il Don sa tutto di Frank. E della puttana. La puttana? La ragazza che ti piaceva? Sei tu che l'hai risparmiata. Mi dispiace veramente, Tom. Ma i nostri affari hanno delle regole. È un vero peccato. A Don Salieri... tu piacevi molto. Vorrà dire che piangeremo al tuo funerale. Credi di fare tutto in nome della lealtà. Ma non è così. Hai soltanto paura. Può darsi. Ma se di tanto in tanto ti fossi guardato le spalle, di sicuro avresti vissuto più a lungo. Addio. Non fatelo soffrire, ragazzi. È un mio amico. Thank you.
faccia! Mi tengo sotto tiro! Ancora rispetto per il Don, non faresti storie. Prendi! Vaffanculo, Sam! So che faresti lo stesso, Tom. Anzi, so che già hai fatto lo stesso. Sono già finiti, Sam! No, ancora no! Cagliari ci stava fregando! Sono già finiti, Sam! No, Salieri ci stava fregando! Magari stava fregando te! Ma io! Colpo, Tom! Però i soldi della droga permettono di pagare parecchi uomini! Fatelo fuori, ragazzi! Ora c'è solo una via d'uscita e io sono quello che te la offre.
Non importa quanto scappi, Salieri ti troverà. Stavolta nessuno ti porterà dal dottore, Sam. Se mi uccidi adesso, il Don non smetterà mai di darti la caccia. Ma se mi risparmi, dirò a Salieri che sei morto. E potrai sparire come Frank. Però abbastanza furbo da non tornare, giusto? Che ne è stato di lui? Si era nascosto in Europa. Ma quel pezzo di idiota andava alle corse dei cani. Un giorno un amico della famiglia l'ha visto. E così Salieri ha mandato i suoi uomini. E la sua famiglia? Cristo. Non ce la fai, vero? C'è sempre quella vocina nella tua testa. E magari ti ricorda quella di tua figlia. O di Sara. Magari ti dice di non premere il grilletto. E tu non riesci a deciderti. Diventa più facile quando apri quella cazzo di bocca. Ce la siamo spassata, non è vero? Ricordi quella volta? Insieme, io, te e Polly. Capisco la tua situazione, Tom, e voglio aiutare la tua famiglia, ma non potrò fare nulla se non testimonierai in tribunale. Questo lo capisci, vero? Devi metterti a sedere a quella sbarra davanti a Salieri, Ralphy e Vinny. E forse anche al padre di Sara. Io non so se hai le palle per farlo, onestamente. Farò tutto quello che serve. Ma devi dare una nuova identità alla mia famiglia e spedirla via da qui. Oh, aspetta, c'è una bella differenza tra una chiacchierata qui e far cambiare paese a Sara. Beh, allora hai sprecato il tuo tempo. E io il mio. Devo lasciare la città. Ascolta, Tom. Anch'io ho una famiglia. Una moglie e 4 figli. Ti sei dato da fare? Sì. Quindi sappi che capisco cosa stai passando. Quanto ti preoccupi per loro, la paura che possano andarsene forse prima di te. Ma questo caso è uno di quelli più grandi mai visti in città. Può andare avanti per anni e non so se potrò proteggerti tanto a lungo per come stanno andando le cose. Di qualcosa si deve pur campare. Vale anche per gli sbirri. Voglio essere sincero. In centrale posso fidarmi di qualcuno, ma non sono in molti. Non sceglierò di beccarmi una pallottola al posto tuo, non lascio vedova mia moglie. Insomma, tenerti in vita non è un atto dovuto, ma ci proverò. Beh, te la stai vendendo bene. Vuoi farmi credere che non te ne importi niente? Ma c'è in ballo la tua carriera qui, giusto? Comunque vada per me, che io viva o muoia. Andrai fino in fondo con il caso di Morello e potrai incastrare un Don. Salieri
ti renderà famoso. No, non credere di conoscermi, Tom. Salieri deve finire dietro le sbarre. Io ti aiuterò a patto che collabori per sbatterlo dentro. E questo è tutto. E allora facciamolo. Tanto tempo fa, in un'altra vita, qualcuno mi ha detto che la famiglia è il tallone d'Achille di un uomo. La più grande debolezza. Ma aveva ragione. Perché tutto ciò che ho fatto, nel bene e nel male, l'ho fatto per la mia famiglia. Ho voltato le spalle a persone che mi credevano un amico. Ho mantenuto promesse difficili. Ho passato 8 anni in solitudine, alla ricerca di me stesso, per poter tornare a casa come un marito migliore, un padre migliore, un uomo migliore. Ora che sono molto più vecchio e solo poco più saggio, capisco che la famiglia è la più grande debolezza, ma è anche la nostra più grande forza. Ci fa alzare dal letto la mattina. Ci aiuta a inseguire i nostri sogni, anche quando sembrano irraggiungibili. E ci aiuta a non crollare a terra, quando siamo troppo stanchi per fare un altro passo. Signor Angelo! Sì. Il signor Salieri le manda i suoi saluti. Tommy! Va tutto bene. Ora sei al sicuro. Siete tutti al sicuro. Ricordate che i soldi, il lavoro, perfino gli amici più cari, sono di passaggio. Ma la famiglia dura per sempre. Thank you.
Thank you.
Oh, io adesso cambio, signor Mastro, spengo e riapro, datemi solo un secondino, quindi ovviamente devo anche cambiare tutto, un secondino arrivo, facciamo l'ending.